Ciao ragazze e ciao ragazzi, allora video di acquisti, vi mostro gli ultimi acquisti se Amelie me lo fa fare. Fai la brava? Ma io voglio quella scimmietta. Amelie, dai. Giù. Mettiti giù. Giù, vicino a me qua, seduto. Allora, sono passata da Idea Bellezza. E ho preso dell'Astra il Nail Genius Base 3 in 1, idrata, nutre, stimola la crescita, 5 free o 5 free. È una base, la confezione è da 12 ml, l'ho pagata 3,90 euro. L'Astra ormai si sta rinnovando, di volta in volta che vado trovo sempre cosine nuove e interessanti. Poi sono passata da, cos'è questo? Scarpe scarpe? Sì, da scarpe scarpe. Un attimo, tutto incollato. E ho preso, della Essence ho preso il mascara Top Coat Foam Blade Volume, Fast Lash mascara Top Coat. Quindi mascara occhi Top Coat effetto volume. Mi sta finendo quello della Kiko che ho e ho voluto provare questo. E ho preso un altro temperino perché quello che utilizzo ormai da 7 anni forse, ormai si sono rotte si sono consumate le lame all'interno. Allora, il mascara l'ho pagato 3,59 euro, invece il temperino 1,29 euro. Sono curiosa di provare questo mascara Top Coat della Essence, che qua più o meno quello della Kiko lo trovo allo stesso prezzo in offerta. Ancora da scarpe scarpe, sono andata in una seconda occasione. Ho preso un altro mascara, questo è della Catrice, è il nuovo che è uscito di recente, c'era scritto New, non sono ancora esperta di collezione di Catrice. Questo si chiama Preta Volume Smoky Mascara Velvet Black, da 11 ml, l'ho pagato, oddio, 5,19, no, 4,95. E poi ho preso anche un set di accessori per Halloween, non si vedranno mai. Sono due pirulini piccoli neri, poi ci sono i ragnettini, questi di sotto, e dei, come cavolo si chiamano, dei pipistrellini. Non ho festeggiato Halloween perché ho lavorato. Me li conservo per l'anno prossimo, a parte questi neri credo che me li posso anche mettere, tanto sono tappabuchi neri, piccolini, sono della linea Accessorize di scarpe scarpe, questo l'ho pagato 4,95, invece il mascara 5,19, credo. Poi ho preso da Yves Rocher l'eyeliner nero. Mi era finito l'ultimo che avevo della Kiehl's, questa volta l'ho preso della Yves Rocher, la eyeliner, il colore è il noir, dovrebbe essere quello con il pennellino quello duro in feltro, perché con i pennellini in setola io non ho la mano ferma, non potrei mai fare il chirurgo se uccido qualcuno, e ho preso questo a 10 euro. Poi mia madre mi ha preso dei provenzali la crema corpo fluida all'olio di idratante di mandorle dolci con burro di karité, formula naturale per tutte le pelli. Certificato made in Italy, eco certificate. Vabbè. Ok, mi era finita, ho dei piccoli campioncini di crema, quindi io ora posso iniziare a usare questo. E il parrucchiere mi ha dato della Red Can volume maschera, conditioner, quindi balsamo e shampoo High Rise volume. Andava dal parrucchiere la settimana scorsa e mi ha dato questo campioncino perché me l'aveva provato, l'effetto era veramente di tanto volume e mi ha fatto questo piccolo regalo.
Ora acquisti fashion, partiamo dalle scarpe. Sono passata da Geox in un outlet qui vicino al Cilento Village Outlet, qualcosa del genere. Mi servivano un paio di ballerine marroni, color carne, qualcosa del genere perché non ne avevo neanche una. Ho trovato queste qua. Allora, sul sito le trovate ancora, e le indica come collezione di quest'autunno. Il prezzo originale è di 89,90 €, io l'ho pagate 39. Ho dovuto prendere un numero più piccolo perché Jax calza grande. Questa è la scarpa già l'ho usata. Ha un po' di rialzo leggero qua, è molto morbida. All'interno ha due suolette che uno le può mettere e togliere a piacimento. Io la tengo sempre dentro, altrimenti mi perdo. C'è ancora il coso dell'antitaccheggio. Oh mamma, ok, l'ho tolto. Sono andata in giro con l'antitaccheggio, ragazzi. Oddio, oddio. Comunque, questa è la scarpa, è molto morbida, mi piace tantissimo. Dovrebbe essere tutta pelle, sì. Controlliamo se c'è l'antitaccheggio anche sull'altra. No, non c'è. Oddio, sono troppo da fuori oggi. Ora le indosso e ve le faccio vedere. Questa è la scarpa, è di una morbidezza eccezionale, mi piacciono tantissimo. Dentro proprio sono molto morbide, si vede anche quella piccolina che è disperata. Ciamucola. Quindi, come stavo dicendo, è una scarpa molto morbida. È una scarpa molto morbida, molto confortevole al piede, mi piace, non stringe particolarmente, non mi scappa dal piede perché io, come sapete, ho il problema del piedino di Cenerella e molte ballerine, tanti decolleté, me le perdo per strada e poi devo cercare un principe azzurro che me le riporti a casa. E non è una cosa facile. Poi, costavano quasi 90, le ho pagate 39, non gliele avrei lasciate mai, neanche se mi ridate i soldi indietro. Sono molto belle. Gli ultimi due acquisti sono due borse. Mia mamma mi ha preso questa borsa abbastanza grande, però poco profonda, con le borchiette in oro, c'è anche la cerniera in oro avanti e una piccola indietro, con una tracolla che si può allungare, si può anche togliere perché c'è il moschettone, quindi diventare una grande pochette. Io avevo già una borsetta con le borchie, soltanto che questa è stata mia sorella, l'ha vista, praticamente era la sua, la usavo io perché lei non la portava, non le piaceva, e la usavo io. Questa è stata la vista, si è detto, oh, com'è bella, me la presti, infatti questa è tua, me l'avevi data tu a me perché non la usavi, quindi la sto usando io da 10 anni, ok, me la riprendo, e se l'è fatta. E mamma mia, mi ha preso questa qua. Per ora l'ho già portata un paio di volte a tracolla lunga, quindi praticamente che arriva sul fianco laterale, non ci entrano tantissime cose, però dentro è divisa abbastanza bene, ha diverse taschine, ha la taschina qua con la zip, poi ha una parte in mezzo con un'altra zip, qua c'è un'altra profondità, qua c'è il corpo della borsa e poi ha le due frontali. Mi piace molto, anche portata a mano, non l'ho ancora indossata, portata a mano, però sembra molto carina. L'ultima borsa, quindi l'ultimo acquisto per questo video, è questa borsa invernale in panno grigio con i manici corti. Dentro, praticamente, non so se si vede, la mia mano è traforata, questa la vedo bene sul cappotto nero. Dentro ha una sacca che non si toglie, confermo, non si toglie, che ha una zip e non ha altre soluzioni tascose all'interno. Quando l'ho vista me ne sono subito innamorata, me l'ha presa mamma, come vi stavo dicendo, è bellissima. Io me la immagino quest'inverno con il cappottone nero, il mio cappello grande nero, questa, un paio di stivali belli, carini, carini. Mi sono fatta l'outfit per Natale praticamente.
Già l'ho immaginato. Ok, questi erano gli acquisti dell'ultimo periodo, spero che vi abbia fatto compagnia mentre sbirciavate tra le ultime cose che ho acquistato. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi, ho fatto con la mano un pochino a parte. Ciao ragazzi, ciao ragazze, ciao e un bacione in gamba.